Il paradiso delle signore 6-28 marzo 1 aprile 2022, anticipazioni. Cosa accade nelle puntate del paradiso delle signore 6-28 marzo 1 aprile 2022? Per sapere tutti i dettagli, l'appuntamento con la soap ha dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1 o in streaming su Rai Play. Intanto, trovi le anticipazioni settimanali del Paradiso delle Signore 6-28 marzo 1 aprile 2022 qui di seguito. Il Paradiso delle Signore 6 puntata 136 lunedì 28 marzo 2022. Gemma, Gaia Bavaro, non rivela nulla sul suo scontro con Stefania, Grace Ambrose, alla famiglia. Alla Colombo comunque non viene data alcuna possibilità di spiegarsi. Salvatore continua a fare progetti per una possibile vita futura lontano da Milano. Flavia è tornata alla carica sul tema della relazione tra Ludovica e Marcello. Quest'ultimo viene a saperlo dalla fidanzata. La madre manifesta tutta la sua contrarietà sul legame tra la figlia e il cameriere. Stefania parla con Marco. Gli rivela che Gemma sa tutto. Dante è convinto che colpire Vittorio sia una strategia vincente. Nel frattempo, a proposito di Romagnoli, Beatrice si sta legando sempre più a lui. Il Paradiso delle Signore 6 puntata 137 martedì 29 marzo 2022. Stefania non ha agito in malafede. Vorrebbe dare alla sorellastra una prova della sua buona fede, prende la decisione di lasciare la redazione in modo da stare lontana da Marco. Proprio lui, intanto, confida a Flora i suoi problemi sentimentali. Con Gemma ci sono problemi. Marcello scopre per caso che Salvatore ha intenzione di lasciare la città. È molto legato al giovane amato e non la prende per niente bene. Dante ha intenzione di procedere boicottando la lotteria del pesce d'aprile per ferire Vittorio. È un evento organizzato dal Paradiso, società di cui ormai lo stesso Romagnoli è socio. Dante si offre di aiutare Beatrice che ha ricevuto una notizia inaspettata dal collegio in cui vive la figlia Serena. Il Paradiso delle Signore 6 puntata 138 mercoledì 30 marzo 2022. Irene sospetta che ci sia una spiegazione precisa dietro la scelta di Stefania di andarsene dalla redazione. Che si nasconda un sentimento della ragazza per Marco. Il piano di Dante prende piano piano forma. La cugina Fiorenza lo spalleggia. Marcello non si fa vedere in caffetteria. La delusione nei confronti dell'amico e socio è troppa. Salvatore, però, riesce a spiegarsi e i due fanno pace. Umberto dona a Flora degli orecchini preziosi. Lara Vasi, innamorata di Guarnieri, fraintende il gesto. Flavia fa una confessione a Ludovica. Il marito Jean Paul l'ha lasciata. La situazione economica in cui si trovano è tremenda. Marco ritiene che Stefania provi un sentimento per lui, ma la Venere nega. Il Paradiso delle Signore 6 puntata 139 giovedì 31 marzo 2022. Gemma avanza una proposta alla madre e al patrigno Ezio. Apparentemente all'intento di riunificare la famiglia. Le vicende delle ultime settimane l'hanno scossa parecchio. Ludovica e Ferdinando sono sempre più vicini. La cosa non passa inosservata. Marcello se ne accorge. Il rapporto tra Barbieri e la Brancia comincia a vacillare. Umberto continua a fare tentativi di riconciliazione con Flora. Quest'ultima li respinge tutti. Stefania sta subendo passivamente l'atteggiamento di Gemma. Irene sprona la Venere a reagire. Si trova nella condizione di presenziare a una cena a casa Colombo con Marco in qualità di ospite d'onore. Il Paradiso delle Signore 6 puntata 140 venerdì 1 aprile 2022. Ludovica è rimasta colpita dal racconto di Flavia. È intenerita dalla sua situazione. Essendo stata appena lasciata dal marito è fragile. Ludovica decide di recuperare il rapporto con lei. Ferdinando, nel frattempo, ha preso la decisione di coprire la sua quota finanziaria nell'affare che ha messo in piedi Dante.
Quest'ultimo, sempre più deciso a boicottare la lotteria del paradiso, ha fatto i conti senza l'oste. Capisce, forse in tempo, che chi ne pagherebbe più le conseguenze sarebbe Beatrice. Prende una decisione inaspettata. Dopo la cena a casa Colombo, Marco si reca da Stefania a casa sua. Un'emozione che non possono più nascondere li travolge. Il paradiso delle signore sei, cosa è disposta a fare Caterina? Agnese e Salvatore rassicurano Caterina nella puntata 129 della stagione 6. Lei non voleva dormire a Milano. È la prima volta che la lascio da sola di notte, dice la nonna riferendosi alla nipotina. Irene è dalla vicina Gigliola. Anna chiama la donna, Irene è ancora sveglia. Anna le parla con tono dolce. Caterina è felice di sentirla. Il giorno dopo tornerà, non vuole stare un altro giorno senza vederla. Adesso che l'ha sentita sta meglio. Anna è triste. Voleva parlarle. Il paradiso delle signore sei, cosa è disposta a fare Caterina pur di portare via Anna da Milano? Agnese è rinfrancata dall'omelia di Don Saverio nella puntata 130 della stagione 6. Parla con Caterina e la tranquillizza. Con l'amore si supera tutto, anche i capricci di una bambina un poco ostinata, dice la signora Amato. L'unico impedimento a una storia d'amore è la menzogna. Anche la mancanza di fiducia lo è. Agnese sostiene che le imposizioni non facciano bene a nessuno. Se Caterina aiutasse Anna a convincere Irene, la giovane coppia sarebbe felice. Una mamma, però, deve sapersi sacrificare. Anna chiama la madre per andare dal medico. Il paradiso delle signore sei. Caterina dice la verità su Anna Salvatore. Caterina, la mamma di Anna in una scena della puntata 130 d. Anna vorrebbe occuparsi della madre. La esorta a sedersi un po'. Lei scalpita per tornare a casa. Caterina è contenta di ricevere attenzioni. Tuttavia, è preoccupata per il futuro di Irene e quello di Anna. Caterina sa che ha sofferto molto e che ha diritto a un po' di felicità. Resta una madre e deve stare accanto alla figlia. Anna cerca di capire, le sta dicendo di lasciare Milano? Caterina sa bene perché lei è andata a Milano. Sensi di colpa e molto altro, davvero vuole una vita basata sulle menzogne? Crede davvero che il loro amore resisterebbe se Salvatore scoprisse tutto su Massimo? Lascialo andare adesso, le consiglia la madre. Salvo è un bravo ragazzo, ma secondo Caterina non capisce. Irene viene prima di tutto. La nonna sostiene che Irene vada protetta a qualunque costo. Il paradiso delle signore sei. Caterina dice la verità su Anna Salvatore. Tremiamo alla sola idea che possa farlo, ma confidiamo, eventualmente, nel buon